quiete deve portare pace. Dobbiamo chiedere al governo di fare il massimo sforzo per spegnere questi venti di guerra. E come si possono spegnere questi venti di guerra, bambini? Attraverso il cessate il fuoco. Qual è la strada della pace? La non violenza e scongiurare l'uso delle armi. Quella bambina che porta la bandiera sulla quale si legge non violenza, alza la bandiera. La vedete quella bandiera? Sì! Allora, si legge la parola non violenza. La vedete, la leggete la parola non violenza? Sì! Vedete che sotto la parola non violenza c'è un altro simbolo. Secondo voi che cos'è quel simbolo? Chi lo sa spiegare? Che cosa vedete? Due mani che spezzano un fucile, vedete? Un'arma da fuoco. Lo vedete? Quello sta a significare che l'azione di pace si fonda sulla non violenza e quindi sull'uso dell'amore. Le armi uccidono, le armi sono causa di morte. E quindi la mano che spezza il fucile sa indicare l'affermazione della pace, e la pace si fonda solo attraverso il dialogo, l'amore e la non violenza. Quindi ricordatevi, ogni volta che vedrete una persona con un fucile in mano sta infrangendo la strada della pace, gli dovete dire: posa quel fucile, buttalo quel fucile, perché quel fucile uccide. Quell'arma uccide, causa di morte. Siccome io, tu, vogliamo essere dei costruttori di pace, dovete essere dei costruttori, degli ambasciatori di pace. Ognuno di noi deve costruirla attraverso le azioni. Quando vedete un'arma, dovete dire: abbassa quell'arma, buttala, perché quella è una cosa brutta, è una cosa brutta che causa la morte. E siccome la pace si fonda sulla difesa della vita, noi dobbiamo essere costruttori di vita e non distruttori di morte. Quindi andiamo avanti su questo percorso, perché il futuro potrà essere possibile solo se noi ci impegniamo ogni giorno a difendere il valore della pace.